Papa ci chiede soprattutto di mettere al centro delle nostre vite Gesù Cristo. Vuol dire refutare gli idoli che sono ostacoli alla nostra accettazione di Gesù Cristo. È così semplice che questo. Infatti è la cosa di sempre, diciamo, del cristianesimo. Ma ha bisogno sempre, anche in tutte le epoche, di incontrare nuove forme di ritornare a Cristo, perché ci sono sempre nuovi ostacoli. Perché fatica tanto capire questa cosa che ci chiede Francesco? È perché sempre è più facile, in una epoca soprattutto di tribolazione, di tensione, di voler fermarci nei nostri stessi, in non aprire. Per me la cosa centrale che ci chiede Francesco è non condannare, non essere resignati, ma chiedere che cosa ci chiede lo Spirito Santo e come noi dobbiamo cambiare per evangelizzare questo mondo. La mia impressione del New York Encounter è, come tutti gli incontri della comunità di liberazione, una grande opportunità di fraternità. Io sempre sento con voi questa cosa di fraternità, che l'amore di Dio è una cosa toccabile, è vero, si può sentire, si può toccare, e per questo normalmente sempre accetto queste invitazioni. È un grande piacere essere qui con voi a New York.